Fuori rotta, le ragazze con la valigia. Conducono Valentina Tiraboschi e Sara De Bellis. Buonasera, ben trovati. Eccoci qua, siamo tornate. Fuori rotta, le ragazze con la valigia. Sara De Bellis. Valentina Tiraboschi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Senti Vale, a proposito, dove mi porti oggi? Oggi ti porto in Costiera Amalfitana, Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, comuni della provincia di Salerno. Vietri sul Mare è la prima perla della Costiera Amalfitana. Pensa che l'UNESCO l'ha dichiarata insieme a tutta la costiera patrimonio dell'umanità nel 1997. Mamma mia, io ho già pronta la valigia e non vedo l'ora di partire con te alla scoperta di questi luoghi, con te e con chi ama come noi le mete fuori rotta, che non è solo il nome del nostro programma, ma è anche uno stile di vita. Quindi appunto vi ricordiamo che noi siamo le ragazze con la valigia e che questo è il nostro programma radiofonico, questo è Radio New Sound Level 90 FM, andiamo on air ogni mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. E questo è il nostro programma dedicato ai viaggiatori, ai curiosi, agli appassionati del buon vivere, del buon bere e del buon mangiare. Che cosa abbiamo in ogni puntata? Aha, in ogni puntata c'è la nostra valigia. Voi non la vedete, ma la potrete vedere quando andrete a rivedere il video della nostra puntata grazie a Video Chilometri Zero Marco Ciciliani sui nostri canali social, chiocciolina le ragazze con la valigia official. E in questa valigia abbiamo una tappa per mangiare, una per bere, una per dormire ed una per divertirci insieme. Quindi venite a divertirvi con noi, seguiteci perché questa sarà una puntata straordinaria. Assolutamente sì, e prima di procedere con la presentazione anche dei begli ospiti, no? Che abbiamo oggi in puntata, ci ascoltiamo A me mi piace il blues di Pino Daniele e poi capiremo perché. Musica! Yeah! Fuori rotta! Prendimi l'anima, ma ridammi la radio! Vivi Aventura è il primo parco avventura dei Castelli Romani. Immerso nel verde della graziosa cittadina di Grottaferrata, a pochi minuti da Roma. Qui è possibile sia cimentarsi in avventure alla Indiana Jones che godere del più tranquillo relax. All'interno di un'area boschiva che costeggia la strada provinciale vi attende la zip line più lunga del Lazio. 5 percorsi per adulti, 4 per bambini. Una zona barbecue e picnic per trascorrere ore piacevoli all'ombra di alberi maestosi. E la fattoria didattica. E per memorabili feste ed eventi privati scegli la casetta sull'albero. Vivi Aventura si trova a Grottaferrata in via Kennedy 58. Per info 370 30 28 179 o info@viviaventura.it. Sono aperti dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19. Che aspetti? L'avventura è alle porte di Roma. Video Chilometri Zero. Emozioni, pubblicità, eventi, storie. Hai qualcosa da raccontare? Dillo con un video. Chilometri Zero Video è una produzione video che cerca la migliore soluzione tecnica e comunicativa per mettere in video la tua idea, il tuo evento o il tuo progetto. Contattaci al 347 6035 470 o sulla pagina Instagram @km0_video. Fuori rotta! Prendimi l'anima, ma ridammi la radio! Partiamo dall'immenso Pino Daniele, da questo brano del 1980, dall'album Nero a metà. E prendo il là per introdurre gli ospiti di oggi, che sono Nausica Ronca di Nonna Nannina, cuoca, pizzaiola, imprenditrice, conduttrice radiofonica e tanto altro, che ci racconterà di un luogo speciale dove mangiare e di un altro speciale dove dormire, dove fermarsi nel mezzo di questo cammino per raggiungere un posto e l'altro. Parleremo poi delle vigne della prefillossera più antiche del mondo e delle meraviglie dei Monti Lattari con Gaetano Bove di Tenuta San Francesco e poi conosceremo il progetto di Salvatore Ingenito e la sua rete di servizi che sta creando appunto per raccontare la costiera amalfitana che appunto si chiamerà Costa Amalfitana. E poi, insomma, la storia di Vietri. Fino al 1806, anno in cui è diventata comune autonomo, è stata sempre associata a quella di Cava dei Tirreni, di cui era una frazione. Marina di Vietri, infatti, era utilizzata dai monaci dell'abbadia come porto commerciale per gli scambi, soprattutto con le zone a sud di Salerno, quelle della Piana del Sele, che hanno favorito e posto le condizioni per potenziare e colorare la produzione delle ceramiche famose in tutto il mondo. Ma tu pensa un po' che Vietri
sul mare, no? Che adesso non siamo più portati a conoscere rispetto a Cava dei Tirreni, era invece considerata quasi una zona industriale di Cava dei Tirreni, dove appunto venivano costruiti gli impianti di produzione per tutti quegli oggetti che potevano servire per l'abbadia di Cava dei Tirreni, che tra l'altro è appunto un gioiello italiano e che ancora in pochi conoscono. E poi tutti i colori della costiera amalfitana, no? Il blu profondo del mare, il verde brillante dei boschi, l'arancio dorato degli agrumi, sembrano incontrarsi a Vietri negli smalti e nelle decorazioni delle ceramiche prodotte fin dal 1600 in questa bella cittadina campana non lontana da Salerno, che ricordiamo è patrimonio dell'umanità dal 1997 insieme alla costiera amalfitana. Vietri sorge in una splendida posizione tra le colline e il mare. Soprattutto poi, insomma, c'è anche una piccola curiosità sulle ceramiche di Vietri. Riguarda proprio appunto il fatto che l'influenza che i tedeschi hanno avuto proprio per la produzione di queste ceramiche, perché i tedeschi che sono rimasti a vivere in questo paesino della campagna dopo lo sbarco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale contribuirono in modo significativo a questa produzione. Sai perché? Perché erano abili chimici e quindi inventarono delle formule con cui diedero vita a delle particolari colorazioni delle ceramiche, considerate appunto uniche al mondo, e tra queste il famoso giallo di Vietri. Comunque sempre tedeschi, eh? Sempre tedeschi, non c'è niente da fare. Molto bene, per rimanere in tema di chicche, Sara, anche oggi abbiamo la nostra chicca cinematografica. E oggi con noi, in collegamento telefonico, abbiamo per cineastio.it, tra i ragazzacci, John Doe. Benvenuto, ci sei? Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Mi raccomando, John con la NH invertita. Ah, ok, quindi che cosa va prima, la N, la H? Cioè, ci fai lo spelling, scusa. H, prima va l'H e poi va la N, quindi Joe H N Doe. Ho detto bene? Sì. Molto bene, quindi seguitelo sui suoi canali social. E allora, John Doe, oggi sei una nuova voce dei ragazzacci di Cineastio che ci accompagnano sempre in questa avventura. Vogliamo ascoltare cosa ci porti sulla zona della costiera amalfitana. Allora, abbiamo pensato di parlarvi di Benvenuti al Sud, che è un film appunto del 2010 di Luca Miniero. Il film racconta la storia di Alberto Colombo, interpretato da un bravissimo Claudio Bisio, nei panni di un direttore delle poste della Brianza, che si vede respingere la domanda di trasferimento alla posta centrale di Milano a favore di una persona disabile. Siccome non è la prima volta che fa domanda di questo trasferimento e siccome trasferirsi appunto a Milano è il sogno sia suo che della moglie, decide di fingersi paraplegico per tentare di ottenere questo posto. Ovviamente, se no il film non si sarebbe sviluppato, viene scoperto. Però invece di essere licenziato, come era giusto che fosse, viene trasferito quasi in una sorta di espiazione, di punizione, a dirigere l'ufficio postale di Castellabate, che è un paese nella costiera in provincia di Salerno. Ovviamente i primi giorni sono difficilissimi sia per lui che per la moglie, un po' per i pregiudizi che avevano nei confronti di questi luoghi e un po' per lo stile di vita completamente diverso che chiaramente avevano rispetto a loro. Però piano piano, soprattutto lui, ma anche la moglie, cominciarono a scoprire un posto diverso, dove la cordialità, la semplicità, la genuinità, intesa pure qui anche nel vostro format per la buona tavola e buon bere, la facevano da padrona. Verrà così conquistato da questa terra che quando gli arriva la notizia del trasferimento a Milano, quindi finalmente hanno accettato la sua domanda, da una parte ovviamente è contento, ma dall'altra è triste perché deve abbandonare appunto questa terra. Ma ci rimane così legato che la prima occasione disponibile, cioè le prime ferie che hanno, sia lui che la moglie, le passano di nuovo a Castellabate e quindi le trascorrono proprio di nuovo con le persone che ho conosciuto in questa breve esperienza. Però il film ci parla di quelli che sono i pregiudizi sbagliati e di come invece il territorio del sud possa dare delle soddisfazioni o delle cose diverse rispetto a quello che uno si possa aspettare. Bravissimo, l'ospitalità così, che contraddistingue le persone del sud. Assolutamente, abbandoniamo i pregiudizi e impugniamo le valigie, andiamo a conoscere i luoghi, andiamo a formarci noi dei infatti giudizi. Infatti una delle frasi del film è che chi viene al sud piange due volte, quando arriva e quando va via. È vero. Noi abbiamo proprio sempre il sud della Campania, insomma nel cuore sempre. Comunque io appena posso, personalmente, è una delle mete preferite di Sara. Sì, quindi amici ascoltatori del sud all'ascolto, invitatela più spesso. Esatto. Allora, John Doe, noi ti ringraziamo, vogliamo ricordare
a chi ci sta ascoltando dove può andare a leggere altre recensioni, perché voi siete fantastici, insomma, raccontate i film ognuno a suo modo, siete tre personaggi. Noi non abbandoniamo mai, 7 giorni su 7, sempre nuove recensioni, nuove curiosità su cineastio.it e poi sui nostri social, sia Facebook che Instagram. Perfetto. Benissimo, allora grazie John Doe. Grazie mille. A voi. Grazie. Ciao. Alla prossima. Fuori rotta. Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Fialco SRL dal 1986 è l'agenzia ufficiale Electrolux Professional su Roma e provincia per la progettazione e realizzazione di cucine all'avanguardia, ristoranti, pub, alberghi, bar, collettività ed aziende. Electrolux e Fialco sono la scelta vincente per chi vuole eccellere nel mondo della ristorazione, perché bravi cuochi, idee e materie prime non bastano, è necessaria tecnica e alta tecnologia in cucina. Ancora meglio se certificate dai più autorevoli enti europei per le basse emissioni e i grandi risparmi energetici. Fialco, sempre a fianco ai propri clienti, offre consulenza progettuale, vendita, assistenza post vendita per attrezzature di cucina industriale, anche con finanziamenti a tasso zero, tasso agevolato, leasing e noleggio operativo. Fialco è in via Antonio Mancini numero 1 a Frascati e al numero 06 94 16 878, e tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.fialco.it. Vuoi posizionare il tuo sito web in prima pagina su Google? Inizia la scalata! Solution Group Communication, leader nel posizionamento web con oltre 7.500 clienti in tutta Italia, porterà il tuo business online verso la vetta. E grazie ad una partnership con la 365 Social, siamo in grado di dare visibilità anche ai tuoi social network, attraverso la condivisione in pagine di settore geolocalizzate, anche quando sei in vacanza. Non abbandonare la gestione dell'immagine della tua azienda nelle mani di tua suocera. Affidati a professionisti sempre in linea con ogni tua esigenza. Chiama subito lo 06 45 54 8090 o scrivici a info@solutiongroupcommunication.com. Fuori rotta. Siamo tornati e siamo pronte per partire. Intanto vi ricordiamo che state ascoltando Fuori Rotta, le ragazze con la valigia, e potete riguardare le puntate e seguirci sui nostri canali social. Sì, perché siamo anche in video grazie a Chilometri Zero e @ le ragazze con la valigia official. Infatti, per chi non ci può vedere in questo momento, abbiamo fatto un cambio d'abito adatto a chi stiamo per ricevere e vestiamo una meravigliosa giacca da chef e un grembiule da sommelier della linea di Circuito Made in Italy, che è un brand di abbigliamento professionale certificato 100% Made in Italy, che garantisce sia l'origine e la qualità del prodotto e che ha proiettato l'abbigliamento professionale in una visione nuova, partendo da elementi fondamentali come la tradizione, la manifattura, il rispetto ambientale. Oggi io e Sara vestiamo il modello Stonewash, sono fichissimi, abbiamo una giacca meravigliosa, un grembiule fantastici di questo color jeans. Se volete sapere di più potete andare su www.circuitomadeinitaly.com oppure andare alla presentazione del nuovo catalogo Forme ad Ost dal 22 al 26 ottobre nel padiglione 9, stand numero 10. Ma torniamo sulla nostra fuori rotta. Esatto, torniamo sulla rotta a questo punto. Tra l'altro hai fatto benissimo a sottolineare, perché questi indumenti che indossiamo sono veramente veramente di notevole pregio, ecco. Sì, veramente molto belli, sì, appunto. Morbidi, jeans sportivi, chef che cucina così, eleganti, no? Veramente pratico, molto belli. Bello. E però è impossibile, no, parlare della costiera senza parlare di una tappa dove mangiare, certo. Cioè nel senso è proprio quasi è un binomio inscindibile, e quindi io ti porto in un luogo che tu non sai, dentro Cava, proprio Cava dei Tirreni, quasi al centro, in questa osteria Nonna Nannina, e siamo a via Pietro Formosa 14, e ti porto soprattutto da Nausica Ronca, che è regina di mare e di terra, con una cucina di cuore, passione e di sapori autentici. Lei abita a Vietri e lavora a Cava dei Tirreni e gira l'Italia alla ricerca dei migliori prodotti. Ha una forza della natura, un vulcano di idea e di voglia di fare bene, nonché sorella di vita per me. Signore e signori, io vi presento Nausica Ronca, che è qui con noi in collegamento. Nausica, ci sei? Salve, buongiorno a tutti, grazie. Buonasera, benvenuta. bella, ciao Nausica, come ciao. Va?
Tutto bene, grazie. Sempre per me un onore e un piacere ricevere uno tutti questi complimenti. È la verità, perché te li meriti tutti. Che mi imbarazzano. No. Perché pensate a me. Quindi quando pensate a me io sono felice. Sono felice di poter portare la mia passione in giro e farvela ascoltare. Insomma, ma guarda, anche assaggiare. La tua insegna è un'insegna veramente che dovrebbero conoscere tutti. Io parlo sempre benissimo della tua cucina, che per me rimane appunto un punto fermo. Ti dico che ha detto che è la sua cucina preferita dopo sua madre e sua zia. Me l'ha detto proprio a me, te lo giuro. Ma lei lo sa. Sono sua sorella, quindi rimane in famiglia. Esatto. Senti, il posto che avete, appunto nonna Nannina, è partito tutto da una piccola pizzeria da sport, quindi un lungo percorso, no? Avete aperto te, tuo marito Pasquale, siete appunto nel centro di Cava dei Tirreni, lì l'evoluzione è stata continua, inarrestabile, fino agli Spicchi, appena riconquistati e riconfermati appunto con il Gambero Rosso per la guida alle migliori pizzerie d'Italia. Hai anche un libro in uscita. Ci racconti un pochino quali sono le tappe fondamentali di questo importante percorso? Certo, noi abbiamo iniziato dal piccolo, da una piccolissima esperienza di 30 metri quadrati e ci siamo messi in gioco. Avevamo soltanto la nostra grande passione, che era quella della ricerca dei prodotti sul territorio, quindi noi amavamo prima cosa l'ingrediente, la qualità dello stesso. Dopodiché ci siamo messi in gioco, sempre grazie a nonna Nannina, che è la nostra nonna, che ancora è viva, ed è lei che ci ha dato tutte le indicazioni all'inizio per poter approcciare all'arte bianca, perché abbiamo iniziato appunto con soltanto pizzeria, ed era una pizzeria da sport, e così man mano abbiamo sempre raddrizzato il tiro, abbiamo ascoltato il cliente finale e quindi abbiamo modificato man mano il nostro modo di fare. Siamo arrivati ad un prodotto che alle persone, alla nostra clientela locale per all'epoca, perché era quindi soltanto da sport e abbracciava tutto il territorio di Cava, siamo arrivati ad un prodotto che piaceva e che loro ritenevano il migliore. E quindi questo ci ha dato poi la forza di studiare sempre di più, di trovare sempre novità, di fare l'eccellenza, e spesso i nostri clienti ci chiedevano dei posti a sedere dove poterla anche mangiare questa pizza. Così facemmo il passo 3 anni fa di aprire nonna Nannina con i posti a sedere, quindi con questa osteria. Dalla pizza seduta al tavolo, quindi studiamo ancora un altro tipo di impasto, perché quello era studiato ed era perfetto per essere messo in un cartone, ma lì dovevamo studiare poi un impasto, certo, da mettere a tavola. Chiaro. Così con la collaborazione anche di Diego Vitagliano, che adesso per 50 Top Pizza è diventato il migliore pizzaiolo al mondo. Sì, esatto. È salito sul podio. Esatto, medaglia d'argento, grande. Sì, è arrivato come pizzeria secondo, sì. Primo Martucci, però ha avuto il riconoscimento, quindi un premio, come il miglior pizzaiolo dell'anno. Bravissimo, infatti cogliamo anche l'occasione per salutarlo. Ciao Diego, aprine sempre di più di posti meravigliosi, come sono ieri proprio ha inaugurato il bistrò, sera, esatto, è venuto, è anche a pranzo da me. Sì. E lui ci ha dato un po' di dritte sulla pizza da fare a tavola, quindi abbiamo migliorato ancora di più il nostro servizio e il nostro prodotto per quanto riguarda la pizza. Benissimo. Al piatto. Invece dalla pizza poi siamo, tu hai anche grande mano in cucina, e chiaramente quindi è sempre di più, anche perché tu hai anche un modo molto particolare di scegliere il pesce fresco e cucini anche come se dovesse essere veramente ogni volta per la tua famiglia, perché per te appunto la ricerca di un prodotto di prossimità è fondamentale, e la cucina sta sempre prendendo chiaramente più piede. E ci vuoi, io conosco perfettamente le tue polpette, che sono chiaramente epiche. Ci vuoi far venire adesso, quasi ora di cena, ci vuoi raccontare come le realizzi queste polpette meravigliose? Allora come dicevi, poi abbiamo iniziato con l'osteria è andata sempre, ha preso proprio piede, e negli ultimi tempi proprio è diventato quasi la totalità, quindi meno pizze e molto più osteria. Le polpette
polpette che dicevi tu sono le polpette della nonna e sono polpette particolari perché non viene messo pane all'interno, mentre nel classico impasto di una volta era quasi il 70% pane e il 30% carne macinata. Hai invertito le proporzioni? No, non l'ho proprio eliminato perché ho voluto fare una polpetta che si differenziasse da tutte quante le altre, quindi ho fatto la polpetta della nonna che è soltanto salsiccia di maiale al finocchietto, provola di bufala affumicata in paglia, melanzane a funghetto saltate in padella con il corbarino, basilico, formaggio, pepe e sale, e poi vengono impanate con farina 00 o farina di riso albume e pan grattato. Vengono fritte e viene fatta una salsetta, poi vengono adagiate su questa salsetta di corbarino, basilico e cacio ricotta cilentana, quindi È un piatto straordinario, nella sua semplicità complessa è veramente un piatto l'altro si porta dietro tutti i sapori del vostro territorio. Come diceva Jerry Maguire, ma avevi già convinto al ciao. Esattamente, ma tanto dici porto, ci porto. E come intro io ho scelto un pezzo di Pino Daniele perché chiaramente ancora non lo sanno, ma lo sanno per sapere che Pino Daniele è proprio una delle colonne sonore che si può ascoltare da te, perché c'è sempre questo leitmotiv bellissimo. E torneremo a parlare di questo, nel frattempo invece lanciamo un altro brano che tu stessa hai scelto e poi subito dopo il brano ci racconterai perché sei così affezionata a questo brano che è With or Without You, e ce l'ascoltiamo e poi torniamo direttamente con te per parlare di tante altre cose. A dopo, tra un attimo, grazie! Ciao, grazie! Fuori rotta! Prendimi l'anima, ma ridammi la radio! Vivi Avventura è il primo parco avventura dei Castelli Romani. Immerso nel verde della graziosa cittadina di Grottaferrata, a pochi minuti da Roma. Qui è possibile sia cimentarsi in avventure alla Indiana Jones che godere del più tranquillo relax. All'interno di un'area boschiva che costeggia la strada provinciale, vi attende la zip line più lunga del Lazio. 5 percorsi per adulti, 4 per bambini. Una zona barbecue e picnic per trascorrere ore piacevoli all'ombra di alberi maestosi. E la fattoria didattica. E per memorabili feste ed eventi privati, scegli la casetta sull'albero. Vivi Avventura si trova a Grottaferrata in via Kennedy 58. Per info 370 30 28 179 o info@viviavventura.it. Sono aperti dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19. Che aspetti? L'avventura è alle porte di Roma. Video chilometri zero. Emozioni, pubblicità, eventi, storie, hai qualcosa da raccontare? Dillo con un video. Chilometri Zero Video è una produzione video che cerca la migliore soluzione tecnica e comunicativa per mettere in video la tua idea, il tuo evento o il tuo progetto. Contattaci al 347 6035 470 o sulla pagina Instagram @KM0_video. Fuori rotta! Prendimi l'anima! Eccoci tornati sulle ruote, sulle ruote. Perché giusto? No, certo, on the road on the road sulle note appunto di With or Without You. Perché sei così? Siamo con Nausica Ronca di Osteria Nonna Neannina, siamo a Cava dei Tirreni. Nausica, perché questo pezzo? Mi è sempre piaciuto, io due quando ero più piccolina li ascoltavo sempre e questo ti è rimasto nel cuore. Sì, lo ascolto molto volentieri, si trova nella mia playlist di Alexa. Perfetto, c'è sempre Alexa, vero ogni cosa. Allora, continuiamo a parlare un pochino perché te sei anche regina di Paranza, cioè la frittura di Paranza da te è proprio un'istituzione. Tra l'altro io so che tu la servi quando hai una tavolata, proprio per rimanere anche nello stile del luogo e quindi con le ceramiche di Vieti, in questo grande piatto conviviale. Sì, lo mettiamo in questo piatto conviviale che è una prolunga di ceramica molto grande e facciamo queste super mega fritture che vanno ad un tavolo centrale che sono per 8-10 persone. Veniamo con gli amici. Dove i fortunati punti possono attingere. Ed è la
la frittura del tesoro, perché più scendi e quindi più scavi e più trovi l'oro, perché ci sono poi pesci più importanti mano a mano che scendi giù. Quindi questa frittura è diventata un must, è diventata qualcosa che deve esserci per forza all'interno della nostra osteria e viene richiesta sempre più spesso. La possiamo fare soltanto quando ovviamente troviamo i pesci freschi di paranza, e io friggo di tutto, quindi dentro poi troviamo triglie di scoglio, alici di cetara, aluzze, dentici, veramente, diciamo, non è la classica frittura. È una meraviglia, gamberetti. Veramente, io confermo assolutamente. Senti, questo mi crea l'assist, no, per parlare delle ceramiche. Chiaramente la tradizione della ceramica vietrese è fondamentale, è molto importante. Tra l'altro, oltre le ceramiche che siamo abituati a conoscere, c'è anche però chi fa delle ceramiche d'autore. Nel tuo caso, tuo papà è anche un artista. Sì, io sono figlia d'arte, non per quanto riguarda la cucina, ma per quanto riguarda il vero senso della parola, che sono quadri, ceramiche e queste cose qua. Mio padre plasma sia la creta, e quindi crea proprio i suoi vasi, che li dipinge e poi decora anche delle tele che sono anche molto quotate, molto belle. Lui ha uno stile tutto suo, molto esoterico, e tra l'altro fa parte anche della scuola medica salernitana, e quindi i suoi quadri sono molto colorati, con la cromoterapia. E molto particolari, con tanti simboli, tra l'altro. Già hai detto, esatto. Frittura, polpette, esoteria. Cioè sono un po', ecco. Lei la sta turbando, lei è già lì. Comunque ricordiamo appunto, tuo papà si chiama Lucio Ronca e il suo atelier è appunto su Corso Umberto I, che è il corso principale appunto di Vietri sul Mare. Percorrendolo arriviamo in un altro posto che fa riferimento a te, che è Casa Nausica, che è un bed and breakfast molto 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 particolare. E quindi? Due parole, quindi il nostro luogo per dormire fuori dalle rotte a Vietri sul Mare. Ce l'abbiamo! Assolutamente Casa sì. Casa Nausica, molto Casa Nausica, bene. Ce l'ho, proprio due parole per raccontarlo, perché ormai siamo in chiusura. Sì, allora Casa Nausica è una casa che è per due persone massimo, che vogliono passare una notte, un paio di notti in una casa che ha una vista sul mare che è stupenda, completamente ristrutturata e che ha tutti i comfort, quindi si trova al parcheggio suo privato, personale, ha un terrazzino, ma soprattutto la cosa più bella è che quando ti svegli al mattino apri il balcone e ti vedi tutto il mare. È vero, è una cosa meravigliosa. Tu spalanchi una roba romantica, no, meravigliosa. Allora lascerò veramente le bambine a casa, esatto, e partirò una volta. Partiremo di Vietri. Assolutamente, no, prenderemo la valigia, una cosa romantica, scusa. Però insomma, mi pare un po' eccessiva, vabbè, no? scusa dormo fuori, le sue cose romantiche, mamma mia. Ok, senti, come facciamo a prenotare Casa Nausica? E Casa Nausica, andate su Airbnb e lì trovate tutti i riferimenti per poter prenotare quando è disponibile. Vietri è diventato un paese molto turistico, quindi difficilmente si riesce a trovare, bisogna veramente partire in anticipo. Va bene, quindi prenotate con grande anticipo e vi fate tutto un tour. Dormite chiaramente a Vietri sul Mare, quando dovete andare a mangiare salite su a Cava dei Tirreni, trovate Nausica, che è veramente un punto di riferimento speciale per tutto questo territorio, che oltretutto insomma è anche un'ambasciatrice del territorio, quindi vi racconterà anche tutte le chicche, le aziende, anche i produttori migliori dai quali andare chiaramente per assaporare anche questo territorio. E tra un po' andremo, appunto, incontreremo telefonicamente Gaetano Bovi di Tenute San Francesco, che appunto ci racconterà, e vedremo anche cosa bere, esatto, cosa e soprattutto bere, cosa bere, il dottore Bove. Sì, assolutamente. Assolutamente. Grazie Nausica, grazie mille. Ciao, per questo tuo tempo. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, grazie. Buona cena. Buonasera a voi. Grazie. Fuori rotta. Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Fialco SRL dal 1986 è l'agenzia ufficiale Electrolux Professional su Roma e provincia per la progettazione e realizzazione di cucine all'avanguardia, ristoranti, pub, alberghi, bar, collettività ed aziende. Electrolux e Fialco sono la scelta vincente per chi vuole eccellere nel mondo della ristorazione, perché bravi cuochi, idee e materie prime non bastano, è necessaria tecnica e alta tecnologia in cucina. Ancora meglio se certificate dai più autorevoli enti europei per le basse
bassa emissione e i grandi risparmi energetici. Fialco, sempre a fianco ai propri clienti, offre consulenza progettuale, vendita, assistenza post vendita per attrezzature di cucina industriale, anche con finanziamenti a tasso zero, tasso agevolato, leasing e noleggio operativo. Fialco è in via Antonio Mancini numero 1 a Frascati e al numero 06 94 16 878, e tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.fialco.it. Vuoi posizionare il tuo sito web in prima pagina su Google? Inizia la scalata! Solution Group Communication, leader nel posizionamento web con oltre 7500 clienti in tutta Italia, porterà il tuo business online verso la vetta. E grazie ad una partnership con la 365 Social, siamo in grado di dare visibilità anche ai tuoi social network attraverso la condivisione in pagine di settore geolocalizzate, anche quando sei in vacanza. Non abbandonare la gestione dell'immagine della tua azienda nelle mani di tua suocera. Affidati a professionisti sempre in linea con ogni tua esigenza. Chiama subito lo 06 45 54 8090 o scrivici a info@solutiongroupcommunication.com. Fuori rotta. Vai, Vale. Siamo tornate, eccoci qua. Allora, intanto ricordiamo le ragazze con la valigia, fuori rotta 90 New Sound Level. Mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social, le esatto. ragazze con la valigia. Tra l'altro siamo a Vietri, Vietri sul mare, quindi Cava dei Tirreni, ma soprattutto se siamo qua, Valentina, tu che sei l'esperta, che cosa beviamo? Allora, oggi vi porto in una realtà spettacolare e divertentissima. Allora, a Tramonti, nel 2004, nel cuore verde della costiera d'Amalfi, i quattro soci fondatori, che sono Gaetano e Generoso Bove, Vincenzo Davino e Luigi Giordano, danno vita alle cantine Tenuta San Francesco, per valorizzare questa lunga storia vitivinicola del territorio e delle loro famiglie. La cantina è collocata in una masseria storica del Settecento, quindi un posto meraviglioso, pieno, ricco, pregno di storia e anche di famiglia. Proprio si respira questo clima. Si avvale della consulenza di un famosissimo enologo irpino, che è Carmine Valentino. A Tramonti, nel cuore della costiera d'Amalfi, da queste vecchie vigne storiche, prefillossera, Tenute San Francesco produce vini veri, unici ed autentici. E quindi diamo il benvenuto. Oggi è con noi, ai nostri microfoni, Gaetano Bove. Ci sei? Buonasera. Salve, salve Gaetano, buonasera. Buonasera a voi, come state? Molto bene, grazie. Bene, bene. Bene. Senti, con te tratteremo argomenti importanti, tipo queste vigne, le vigne prefillossera più vecchie del mondo, e soprattutto parleremo anche dell'enoturismo di alta qualità nel cuore dei Monti Lattari, che è questa zona meno nota, appunto, ma più vera, forse più sostanziosa, che tra l'altro nasconde tante sfaccettature, tante storie che in verità andrebbero raccontate, qualcuno, e andremo anche a svelare qualche mito con te. Ma ripasso la palla a Valentina, perché chiaramente lei è la più ferrata in materia di vino, e quindi vai. No, perché io lo racconto e tu lo bevi, dillo a tutti, dai. Certo. Allora, Gaetano, raccontaci un attimo appunto di questo vigneto prefillossera, perché è una cosa molto particolare, no? Considera che insomma è una cosa che ci ha appassionato entrambe, quindi Sara dice: io non sono esperta, però l'ha colpita questa cosa, spiegacela meglio. Ma niente, intanto benvenuti nella Valle di Tramonti, che è, credo sia uno scrigno diciamo di grandi tesori per il mondo del vino. Tramonti è sicuramente uno degli areali più antichi del mondo del vino, perché è molto vicino in linea d'aria a Pompei, e 2000 anni fa, come ben sapete, Pompei era la città dell'ozio, del divertimento, perché tutti i ricchi romani d'estate volevano stare in Campania vicino l'imperatore Tiberio. Vicino Pompei c'è la villa di Poppea, c'era la villa di Cicerone, ci sono tante, la villeggiatura romana, rovine di ville romane che rappresentavano i grandi hotel di lusso di oggi. Vero, certo. I romani hanno inventato i baccanali, queste feste dove si mangiava, si beveva. Ci si divertiva parecchio, mi sa, sì. I contadini di Tramonti già a quei tempi producevano vino e cibo per questi ricchi ospiti. Okay. Tra l'altro i romani chiamavano la Campania
Campania Felix. Campania Felix, assolutamente, certo. Caso, perché c'era tutto. E a Tramonti, per una serie di concause geologiche strane, sono sopravvissute le originali vigne prefillossere romane. Quindi è uno spaccato di archeologia della viticoltura, è una Pompei delle vigne. E quindi credo che i grandi appassionati del mondo debbano conoscere i valori che custodiamo. Esatto. E questo è l'obiettivo, la missione della nostra cantina. Bene, allora tu sai che nella nostra trasmissione noi raccontiamo sempre dove mangiare, dove dormire, cosa fare di divertente, e so che voi comunque fate anche del turismo esperienziale in cantina, no? Quindi accogliete comunque i visitatori che vogliono visitare i vostri vigneti e assaggiare i vostri vini, giusto? Possiamo dare anche delle sì. indicazioni? Com'è possibile raggiungervi? Quali sono, non so se c'è modo di prenotare online queste visite guidate, ogni quanto si tengono? Allora, sicuramente noi facciamo solo visite guidate su appuntamento, su prenotazione. Bene. Lo facciamo tutto l'anno, principalmente per problemi climatici da marzo a novembre, però anche d'inverno per piccoli gruppi si possono diciamo, prenotare delle visite guidate per innanzitutto vedere i vigneti, che già quello vale viaggio. Perché le vigne storiche di Tramonti con alberi di 300-400 anni sono sicuramente le vigne. Vale la pena, no? Fare una visita anche nella vigna per vedere questi alberi sono secolari. Sono proprio monumenti della storia del vino, quindi solo guardare le vigne credo che valga quindi l'esperienza. Oltre ai limoni c'è di più. Esattamente. Allora, la valle di Tramonti è la costiera Terragna, come direbbe qualche giornalista. Vero, è vero, è vero, che la costiera di terra. Quali sono, Gaetano, per concludere, quali sono i vostri vitigni rappresentativi? Qual è il vino che vi rappresenta di più? Ma sicuramente i due vini che ci rappresentano di più sono il Cru, che io ho dedicato a mia moglie, il Pereva, è un ovaggio di Falanghina, Bianca Zita, Ginestra e Pepilla, e il tintore Prefillossera e Is, il tintore di Tramonti Prefillossera. Quindi sicuramente i due vini sono i vini diciamo a cui tengo di più, certo. E sono i due vini credo più importanti. Quindi un vino addirittura per Eva dedicato a tua moglie, meraviglioso, che storia no? meravigliosa. Vedi, esatto. Loro sono proprio, ecco, il mulino bianco sperso sì, nella sì, Tramonti è una valle. La valle di Tramonti, che come dicevi tu è il cuore verde della costiera amalfitana, è una valle di contadini. Noi non abbiamo il mare, non abbiamo una spiaggia, la vediamo dalle colline, vediamo il mare di Maiori. Questa bellissima valle era abitata ed è abitata da contadini che erano allevatori e vignaioli. Questo è il motivo per cui poi io sono diventato figlio di vignaioli, sono diventato un veterinario specializzato in grossi animali, e quando ho visto morire l'economia dei bovini da latte e del latte in particolare dopo la crisi della mucca pazza, certo. Praticamente ho deciso di tentare di valorizzare questo certo, patrimonio. Certo. Bene, allora, Gaetano, noi purtroppo, come sai, qua i tempi in radio sono sempre troppo brevi per raccontare tutte queste storie meravigliose, però è arrivato il momento di salutarci. Allora, ricordiamo com'è il vostro sito web? Il nostro sito web è www.vinitenutasanfrancesco.com. In abbinamento ai nostri vini potete degustare tutte le delizie della terra di Tramonti, soprattutto oh, esatto, bravo. No? La mozzarella, quindi mi raccomando, anzi il fior di latte, appunto. Andate tutti a visitare questa zona meravigliosa che è Tramonti, e poi ci risentiamo, magari facciamo una puntata sulla pizza, lo richiamiamo perché, no? Perché avevo citato appunto un mito da sfatare in questione di questione pizza. gastronomica, e quindi lo richiamiamo perché così ci racconti un poco del retroscena e di quello che appunto nascondono i segreti dei Monti Lattari. Nel Bene. Frattempo un grande abbraccio, grazie mille di essere stato qui con noi. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, Gaetano, ciao. Buona serata, ciao. Fuori rotta. Prendimi l'anima, ma ridammi la radio.
Vivi Aventura è il primo parco avventura dei Castelli Romani. Immerso nel verde della graziosa cittadina di Grottaferrata, a pochi minuti da Roma. Qui è possibile sia cimentarsi in avventure alla Indiana Jones che godere del più tranquillo relax. All'interno di un'area boschiva che costeggia la strada provinciale vi attende la zip line più lunga del Lazio. 5 percorsi per adulti, 4 per bambini. Una zona barbecue e picnic per trascorrere ore piacevoli all'ombra di alberi maestosi. E la fattoria didattica. E per memorabili feste ed eventi privati, scegli la casetta sull'albero. Vivi Aventura si trova a Grottaferrata in via Kennedy 58. Per info 370 30 28 179 o info@viviaventura.it. Sono aperti dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19. Che aspetti? L'avventura è alle porte di Roma. Video chilometri zero. Emozioni? Pubblicità? Eventi? Storie? Hai qualcosa da raccontare? Dillo con un video. Chilometri Zero Video è una produzione video che cerca la migliore soluzione tecnica e comunicativa per mettere in video la tua idea, il tuo evento o il tuo progetto. Contattaci al 347 6035 470 o sulla pagina Instagram @km0_video. Fuori rotta! Eccoci qua, siamo tornati in questa terra meravigliosa, nella zona della costiera, Vietri sul Mare, Madonna, tramonti, stupendo, ma vi rendete stupendo, conto che patrimoni che abbiamo qua vicino? Questa è una zona che tutto il mondo ci invidia, tutti, non è che, tutti. A parte che tutto il mondo ci invidia l'Italia in generale, però chiaramente la costiera amalfitana è un tratto veramente baciato, proprio, baciato dai calciatori baciato famosi, dagli dei, dai VIPs, delle persone con gli sordi, ma scherzo, esiste, ma anche esiste per noi. Un metodo, un modo, come dire, per conoscerla veramente, per navigarla in lungo e allora, largo? Esiste, io l'ho trovato e oggi infatti abbiamo ospite qui con noi Salvatore Ingamito. Ci sei, Salvatore? Sì, salve, buonasera. Wow, buonasera, buonasera a te. Benvenuto, benvenuto a Fuori Rotta, le ragazze con la valigia. Oggi abbiamo preso la valigia, siamo in costiera e sappiamo che tu sei uno dei massimi esperti della costiera perché hai creato un meraviglioso progetto legato al turismo esperienziale e di prossimità e anche per tutto quello che è internazionale. Quindi Salvatore, complimenti innanzitutto. Raccontaci meglio questo progetto. Grazie, grazie innanzitutto per avermi invitato nella vostra trasmissione. Grazie per essere mi chiamo Salvatore Ingenito, vivo in Costiera Amalfitana e diciamo che questo è stato forse il primo motivo per cui diciamo ho immaginato, anzi ho desiderato più che altro di realizzare qualcosa del genere. Quello che poi mi ha portato sostanzialmente a pensare a un qualcosa di digitale e quindi è stata la mia passione prima di tutto per la tecnologia e l'informatica e poi diciamo il mio lavoro. E quindi l'unione di questi due elementi ha fatto sì che nascesse un po' la voglia di digitalizzare, no? Portare un'esperienza digitale nel turismo in costiera. Ma quello che anche contribuito sostanzialmente è diciamo, la gestione di una piccola struttura ricettiva in costiera e quindi ascoltare un po' i turisti, no? Le richieste dal banco, certo. Le esigenze. Esatto, sì. I tra virgolette un po' i problemi, no? Faccio un piccolo esempio. Molte persone che vengono in costiera, immagino che anche quando voi diciamo decidete di visitare la costiera, pensate di venire in macchina. Quella per esempio è una cosa che io sconsiglio e questo ne parleremo abbondantemente. Insieme ad altri consigli sul sito di costieramalfitana.com e sui canali social. Quindi diciamo l'insieme un po' di questi elementi ha fatto sì. Qual è il modo migliore per venire in Costiera Amalfitana allora secondo te? Che mezzo dobbiamo prendere per arrivare? Sicuramente nei periodi di alta stagione, quindi dei periodi che vanno un po' da metà giugno fino a metà settembre, escluderei la macchina. Quindi? Sfruttare i mezzi pubblici, gli autobus, le vie del mare soprattutto, perché oltre diciamo alla comodità si può apprezzare il panorama. Ancora dal mare, quindi da un altro punto di vista, esatto. Assolutamente, quindi io suggerisco questo. La vacanza in macchina magari è per i periodi come in questo caso, autunnali magari. Mm-hmm.
lo suggerirei. Per dire che non sono chiaramente presi d'assalto dal turismo, purtroppo, di massa. Tra l'altro, insomma, anche in questo periodo il turismo è diventato fondamentalmente italiano, un po' per necessità, un po' per virtù, tanti italiani appunto stanno riscoprendo e quindi immagino che, insomma... Ma molte volte capita che anche gli stranieri vengono in macchina, quindi arrivano all'aeroporto di Capodichino a Napoli e poi noleggiano una macchina e per di più poi, come dire, affrontare anche il costo non molto economico dei parcheggi costieri. Certo, quindi, assolutamente. Diciamo, oltre poi, diciamo, ad incastrarsi, ecco, tra le varie curve della costiera. Quindi, senti, dimmi, invece quindi questa e tante altre informazioni ritroveremo tutto sul sito. Troverete tutto sul sito, attualmente il progetto è in fase di sviluppo perché attualmente è un blog che ho appena rilevato da alcuni, diciamo, amici che lo facevano così per passione. Invece io voglio apportare valore, contenuti e prima di tutto anche la prenotazione dei servizi. E quindi quello... però diciamo, Salvatore, scusami se ti interrompo, che questo è un progetto che sta in divenire, ma c'è già una ricchissima e enorme community che vi segue, che è quella di Facebook, no? Costa Amalfitana, che invece è una pagina, giusto? Ok, Costa Amalfitana Official. Perfetto. E su questa pagina ci sono addirittura 130.000 followers che seguono i vostri consigli. Quindi è proprio da lì che noi possiamo già trovare, per esempio, quali sono i tour da seguire o le escursioni più divertenti, meno faticose, più faticose. Ci sono? Le troviamo? Ci sono già una base di contenuti, sia, diciamo, informativi e anche alcune escursioni. Diciamo che partiremo a pieno regime per il 2022. Per il fine 2021 pubblicheremo una guida sviluppata da, come dire, se vogliamo usare un termine inglese, da insider. Io però mi piace usare costierini, ecco. Dai costierini, molto bene, molto bene. Quindi dagli autoctoni del luogo. Allora, nell'attesa che arrivi questo 2022, che possiamo andare a vedere questo sito veramente strutturato, che offre servizi per tutti, e noi ti andiamo a cercare sulla pagina Facebook, immagino anche Instagram, esatto, quindi Costa Amalfitana, troveremo lì intanto Official. Le informazioni, Costa Amalfitana Official. Vedi, come perfetto. Noi, Salvatore, perché ne approfittiamo per ricordare anche la nostra, che è Le Ragazze con la Valigia Official. Vedi? Quindi bene, noi grazie mille, Salvatore Ingemito, di essere stato qui con noi, di averci raccontato. Ti veniamo a trovare, magari cercheremo di raccontare dal vivo, ecco, le ragazze con la valigia. Ci fai veramente ci fai diventare un po' costierine anche a noi, se veniamo? Assolutamente, non vediamo l'ora di diventare le costierine. Allora, a presto, grazie mille, grazie, e manda un abbraccio da parte nostra alla costiera. Grazie assolutamente, senz'altro, vi aspetto in costiera. Fuori rotta. Fialco SRL dal 1986 è l'agenzia ufficiale Electrolux Professional su Roma e provincia per la progettazione e realizzazione di cucine all'avanguardia, ristoranti, pub, alberghi, bar, collettività ed aziende. Electrolux e Fialco sono la scelta vincente per chi vuole eccellere nel mondo della ristorazione, perché bravi cuochi, idee e materie prime non bastano, è necessaria tecnica e alta tecnologia in cucina. Ancora meglio se certificate dai più autorevoli enti europei per le basse emissioni e i grandi risparmi energetici. Fialco, sempre a fianco ai propri clienti, offre consulenza progettuale, vendita, assistenza post vendita per attrezzature di cucina industriale, anche con finanziamenti a tasso zero, tasso agevolato, leasing e noleggio operativo. Fialco è in via Antonio Mancini numero 1 a Frascati, e al numero 0694168788, e tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.fialco.it. Vuoi posizionare il tuo sito web in prima pagina su Google? Inizia la scalata! Solution Group Communication, leader nel posizionamento web con oltre 7.500 clienti in tutta Italia, porterà il tuo business online verso la vetta. E grazie ad una partnership con la 365 Social, siamo in grado di dare visibilità anche ai tuoi social network, attraverso la condivisione in pagine di settore geolocalizzate, anche quando sei in vacanza. Non abbandonare la gestione dell'immagine della tua azienda nelle mani di tua suocera. Affidati a professionisti sempre in linea con ogni tua esigenza.
Chiama subito lo 06 45 54 8090 o scrivici a info@solutiongroupcommunication.com. Fuori rotta. E uniamoci allora ai saluti. Abbiamo appena salutato Salvatore Ingemito di Costa Amalfitana e prendiamo l'assist per salutare anche tutti gli altri nostri ospiti. Quindi abbiamo avuto Nausica Ronca di Nonna Nannina e di Casa Nausica, poi abbiamo avuto Gaetano Bove di Tenuta San Francesco e quindi li ringraziamo, ma ringraziamo anche soprattutto chi è qui con noi in studio, che ci supporta e ci sopporta soprattutto sempre. Prima di tutto il nostro regista Aldo Azzaro e poi abbiamo Riccardo Protani. E lì dietro la telecamera. Perché voi non lo potete vedere, ma noi ve lo raccontiamo. Qui in studio con noi sempre dietro la telecamera c'è Marco Ciciliani, Video Chilometri Zero. Esatto, e quindi salutiamo. E quindi andatevi anche a rivedere le puntate, mi raccomando, se no Marco ci rimane male. No, scherzo. Esatto, chiaramente sulla nostra pagina Facebook, che è chiocciolina le ragazze con la valigia. Le ragazze con la valigia official. E poi salutiamo chiaramente e ringraziamo i ragazzi di Circuito, di Fialco e di Solution Group Communication. E di cineastio.it. Oh yeah. Allora ragazzi, noi ci risentiamo, ricordatevi che la replica delle puntate che vanno on air invece il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 20 vanno rispettivamente in replica il fine settimana, il sabato e la domenica dalle 18 alle 19. E se siete qui a Roma, intanto andate a farvi un giro da Vivi Avventura. Bene, grazie a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Prendiamo le valigie. Buonasera, ciao.